Non so se avete avuto modo di vedere l'evento di Fortnite oppure il video che ho caricato sul canale, trovate il link in descrizione. È arrivata l'ottava stagione del capitolo 2 di Fortnite. Mi raccomando, ragazzi, con il pass battaglia utilizzate il codice creatore Stepney in basso a destra nel negozio, fondamentale ogni 14 giorni. Va reinserito. Dopodiché, se lo fate, taggatemi anche su Instagram. Tantissimi pollicioni in su, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina e vi auguro una buona visione e una buona stagione. Ragazzi, qua è Stepney e bentornati in questo nuovo video della serie di Fortnite. C'è stato un video introduttivo, ma ce lo siamo perso, sicuramente ce l'avrete anche voi. Quest'oggi non shopperemo il pass battaglia, fatemi sapere però se volete il video. Charlotte, sei molto carina. Andiamo avanti, riscattiamo tutto quanto perché voglio volare in partita per vincere la prima della nuova stagione, ovviamente. Cerchiamo un po' di capire cosa è successo alla nuova mappa. Su Kalaker Redente c'è un alone strambo, non ho idea di cosa siano, però non sembrerebbero più esserci le astronavi. E ci sono delle zone nuove che non conosciamo, che è dove nel filmato dell'evento si sono visti cadere i meteoriti e i cubi del male. Bene, anche qua nella lobby prepartita mi sa che è caduto qualcosa. La devastazione, ma lo adoro già. Senti, ci buttiamo subito e andiamo nella fortezza, così poi prendiamo il pad e ci buttiamo nella zona nuova. Quel flusso di plasma viola dovrebbero essere tipo dei condotti, come avevamo in passato, vi ricordate, intorno alla nuova Pinnacoli, tutta quell'area che ti permetteva di spostarti in fretta. Si ricomincia? Non c'è tempo da perdere. Dritti qua, in un pezzo di astronave distrutta completamente. Voglio vedere se funziona come penso. Oh sì! Che bomba! Fortezza frantumata. Ma è leggendaria questa cosa, lo adoro già. Senti, buttiamoci in alto, così posso planare e andare qua sotto a cercare qualcuno. Questo qua sta per aggredire le persone. Ti vedo. Ti vedo, ti sta arrivando addosso uno in macchina. Sapete cosa faccio io? Mi piazzo qua sopra. Quello è bianco completamente. Morto. Fatto malino, eh. Che fai? Ah, c'è un altro dietro. Il fucile è quello che carica con l'aria. Questo è craccato. Questo è morto. Devi recuperare il loot. No. Mi ha sparato il pompa, scarico. Devo allontanarmi da qua perché ho bisogno di curarmi un secondo. Che fastidio, sto tizio è arrabbiatissimo. Devo curare. Il problema è che ho pochissimi materiali. Siamo riusciti a sopravvivere a questo demone del male che ci stava continuando a pushare. Abbiamo gestita piuttosto bene. Non ho più materiali, ovviamente, ma nelle normali è così. Ci pusha qualcun altro. Cosa caspita ho appena visto, raga? In cosa mi stava sparando? Panico più totale. Ti saltano tutti quanti addosso. Tra l'altro con un fucile stranissimo. Adesso lo prendiamo. Grazie mille per il leva viola, amico, che mi hai pushato così senza pensarci due volte. Mitragliatrice viceverso si chiama. Non so se ho intenzione di utilizzarla. Ma io non mi ero reso conto mentre stavo combattendo. Ma cosa è successo alla mappa? È scesa una nebbia stranissima in questo momento. È così tetro con tutta la nebbia. What the hell? Sembra il momento di Halloween quando c'erano gli zombie. C'è qualcuno in auto, si sta avvicinando. C'è il pompa, quello a carica. Muori, grazie. Fucile a carica non ci interessa. Fucile viceverso leggendario.
cosa sto vedendo? Mitragliatrice e viceverso è stranissima. Cioè, sembra che spari colpi che non esistono. Allora nel trailer aveva senso far vedere tutti quei cubi che c'erano nella mappa. Ci sono ancora? No, di nuovo i Velociraptor? No. Oddio, ma questo è matto. 49 bianco? È morto. Cos'è questa cosa, raga? Io la prendo. Un mini cubo. No, ma non posso più uscire. Non posso più uscire da qua. Non posso. Costruisci. No. Oh mio Dio. No! Mi spieghi dove l'hai trovato un pompa normale? E cosa pushi fuori safe? Io ho preso quella roba per terra, mi ha fatto diventare il fantasma e mi hanno laserato mentre ero un fantasma. Cioè, che cavolo. Comunque, sinceramente, la minigun la sconsiglio, non mi sembra granché. L'altra arma spara un po' in modo strano. Eravamo sopravvissuti al caos più totale, ma niente. Nuova partita. Direi di andare alle brughiere, che lì accanto c'è un'altra zona diroccata e pure un cubo. Lascia like se anche tu rivuoi picco polare nel gioco. Non c'entra niente però, perché no? C'è un botto di gente. Buono, ci si diverte allora. Questo dove è a terra? Tragliettina? Qua giù c'hanno già un pompa. Va bene di nulla. Morto. Tiriamo un paio di granatozze. Oddio! L'ho ucciso veramente, raga, con le granate. Oh mio Dio. Non siamo partiti per niente male neanche a sto giro. Di là si stanno massacrando, ma io devo farmi sto medikit. Non c'è il siphon, quindi abbiamo pochi materiali. Odio le normal solo per questo motivo, se no sarebbero anche molto divertenti. Boom. Ci siamo presi anche una kill laggiù. Dove vai te? Adios. Hanno rimesso l'arpione? È pazzesco, pompa blu. Let's go. L'arpione, raga, cambia tutto il meta. Non so se ci sarà anche nell'arena e quindi di conseguenza nei tornei, ma fortissimo l'arpione. Dal silenzio inquietante direi che non c'è più nessuno. Oh oh, questo mi piace molto. Stavo cercando un veicolo per spostarmi quando mi sono ricordato che qua accanto abbiamo una turbolenza interessante. Eccoci. E qualcuno sta anche venendo a cercarci. Dimmi che mi aggancio. Buonissimo. Cioè, quindi adesso uno va a brughiere e in un secondo è al lago languido. È fantastico. Non prenderò mai più quelle pietruzze del cavolo che mi hanno fatto morire. Che bomba. Tutta questa mobility, raga, è tanta roba per il gioco, eh. Mi stanno sparando e sento anche un fucile devastante, tra l'altro. Quello sotto è morto. Come facciamo male anche a quello sopra? Io vi dico solo che questo tizio probabilmente ha uno spas. Rischiato tantissimo, ma dovevo farlo. Abbiamo fatto fuori, abbiamo preso lo spas. Abbiamo delle buonissime armi in questo momento. What the hell? 7 kill, pure una bella partita, tra l'altro. Poverino, il tipo che è stato inseguito da questo con lo spas sarà stato terrorizzato. Ma vogliamo provare il nuovo fucile di precisione? Ah, è così? Pensavo fosse un cecchino a tutti gli effetti. E allora dai, niente fiocina, anche se potevamo fare tante robe. Quello mi sembrava un tipo che planava, invece è un piccione. Cioè, è proprio un piccione. Eccoci. Questo è pazzo, raga. Questo c'è il lanciamissili. E ci prefaira. Abbiamo bisogno di vita adesso. Mi sa che sta combattendo con qualcun altro. Laggiù succedono cose. La cosa interessante è che spara colpi di fucile d'assalto, quindi non quelli di cecchino, perché giustamente ne spari una marea. Cos'è questo rumore strano? Ah, sta arrivando un'auto comunque. Trentacinquino ancora.
portando? Pazzo. Oh mio Dio! L'ho preso! What? Con quel colpo l'ho preso, raga, ma di che stiamo parlando? E il suo loot dovrebbe essere teoricamente caduto nel... Oh, fermi tutti. Fai curare, grazie. Ha fatto a non prenderlo? Sì. E anche questo è fatto fuori, 9 uccisioni. Davvero tosta. Purtroppo non hanno materiali le persone che faccio fuori. Ma che caspita, adesso sono con 90 mats. O ritrovo il loot dell'altro tipo e non so neanche se esiste a questo punto. Che vi devo dire? Eccolo qua. Qualcosa ce l'aveva. Non moltissimo, ma meglio di niente. Tanto ti ho craccato così la smetti subito. Dio bello. Raga, abbiamo già 10 kill comunque. Per essere la seconda partita siamo belli ingasellati. Non so che c'è il lanciamissili, bello. Anzi non t'abbia sentito. Via di qua. Un'idea. Ci mettiamo dietro a questi due. Così siamo noi in high ground adesso. Distrutto. Dov'è? Let's go! Vittoria con più di 10 kill al secondo game della nuova season. Scusate se ero concentrato, ma non volevo farlo vincere in nessun modo. Questo teoricamente significa anche nuovo deltaplano, se non sbaglio. Ombrello dell'ultima realtà? In che senso ultima realtà? Perdonami. Equipaggiamolo subito, che è fighissimo. Ragazzi, questo video della nuova season termina qua. Mi raccomando, supportate mia manetta. Questa è la nostra stagione. Quante stagioni l'ho detta? Commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina, ditemi cosa ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo video. Ma sempre tutto. Buone! Madonna, gasatissimi! Siamo tornati più forti che mai!